Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Amen. Il Signore sia con voi. In questo luogo santo, oggi celebriamo l'Eucaristia della memoria della Beata Vergine Maria di Fatima. Iniziamo questa celebrazione ripercorrendo col pensiero il nostro viaggio, il nostro cammino che ci ha portato in questo luogo, con le nostre speranze, con la nostra fiducia e anche con la nostra fragilità umana. Per questo iniziamo questa celebrazione riconoscendo davanti a Dio, davanti alla nostra Madre Celeste, i nostri difetti di figli. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore, Cristo pietà. Cristo, Signore pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Signore nostro Dio, che ci ha dato la madre del tuo Figlio quale nostra madre, concedici, te lo chiediamo, che seguendo i suoi insegnamenti e ripieni dello spirito di vera penitenza e preghiera, contribuiamo generosamente affinché il mondo si rinnovi e si espanda il regno di Cristo, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi un uomo, un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che usciva dal trono. Ecco la dimora di Dio con gli uomini. Egli dimorerà tra di loro, ed essi saranno suo popolo, ed egli sarà il Dio con loro. E tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Salmo responsoriale. Diciamo insieme: tu sei l'onore del tuo popolo. Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio Altissimo, più di tutte le donne, e benedetto il Signore Dio che ha creato il cielo e la terra. Sei l'onore del nostro popolo. Il coraggio che ti ha sostenuta non cadrà dal cuore degli uomini, essi ricorderanno per sempre la potenza del Signore. Tu sei l'onore del nostro popolo. Alleluia, alleluia,
Beata sei tu, o Vergine Maria, e degna di ogni lode, a te è nato il sole di giustizia, Cristo nostro Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quell'ora stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Parola del Signore. Cerchiamo insieme di fare delle piccole considerazioni sulla nostra celebrazione che il Signore ci concede di celebrare in questo luogo santo. Noi ogni volta che partecipiamo alla messa, la domenica, facciamo la nostra professione di fede e diciamo: credo nella Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Possiamo oggi sperimentare questa frase che noi tutti quanti diciamo: la Chiesa è una. Veniamo dalle Marche, dalla Toscana, veniamo dalla Polonia. Siamo presenti in tanti gruppi dell'Italia e di altre nazioni, portoghesi, spagnoli, la Chiesa è una. Quindi non soltanto lo diciamo, oggi lo sperimentiamo. Una, santa. Santa, aspiriamo alla santità. Santo è nel Signore Gesù Cristo, santa la Maria Santissima. Noi siamo chiamati tutti quanti alla santità. Cattolica, universale, la salvezza che Gesù offre lo offre a tutti quanti gli uomini, a tutti gli uomini che esistono, che vivono su questa terra. Apostolica, perché il nostro insegnamento, la nostra predicazione verte sull'insegnamento che abbiamo ricevuto dagli Apostoli. Ecco allora, cari cristiani, vogliamo in questo momento riflettere sulla nostra presenza qui in questa cappellina. Veniamo da tante strade, abbiamo fatto tanti chilometri, siamo venuti qui con tanti desideri, con tanta aspirazione. L'abbiamo sentito nel nostro cuore: andiamo a Fatima. E abbiamo noi risposto a questo invito spirituale interiore di ciascuno di noi. Allora mi è venuto in mente il fatto di Mosè. Mosè che sta a pascolare il gregge e vede in lontananza un roveto che arde e brucia. Voglio andarla a vedere. Così forse anche noi abbiamo fatto, per molti che vengono qui per la prima volta, forse hanno assunto questo atteggiamento. Andiamo a vedere. E la prima cosa che questo roveto ardente che bruciava e non si consumava, a Mosè dice: fermati, levati i sandali e mettiti in ginocchio. Anche noi oggi vogliamo fare questo gesto che Gesù disse a Mosè: ci togliamo le scarpe, i sandali, e ci mettiamo in ginocchio. Ci togliamo le scarpe significa che dobbiamo liberarci dalle cose terrene, dobbiamo cioè distaccarci dalla terra, per poter contemplare le realtà che noi, in cui noi crediamo, le realtà che sono la forza della nostra vita e la nostra speranza. Inoltre ci mettiamo in ginocchio per riconoscere la nostra fragilità. L'angelo che apparve a Pastore le disse che noi crediamo in Dio, che noi speriamo in Dio, che noi le amiamo. Anche per coloro che non credono, che non sperano e non amano. Quindi il nostro gesto oggi non soltanto un gesto di fiducia nel Signore, ma un gesto che noi ci mettiamo a disposizione di Dio,
vogliamo collaborare con Dio per la diffusione del suo regno su questa terra. Terzo atteggiamento. Non so se avete pensato, a me è venuto in mente, specialmente in quest'ultima apparizione alla Madonna, la Madonna appare sempre a dei bambini, non ai adulti. E allora mi è venuto in mente questo pensiero. Signore che dice, se non tornerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Dobbiamo diventare bambini tutti quanti. Voi sapete, mamma e papà, che se mamma per sempre, anche una mamma che ha un figlio adulto, lo chiama il mio bambino. Così noi davanti a Dio, davanti a Maria Santissima, dobbiamo sentirci sempre come bambini, anche se abbiamo gli anni. Però lo spirito deve essere uno spirito da bambino. Dobbiamo incominciare a credere come i bambini. Dobbiamo cominciare a sperare come i bambini. Dobbiamo imparare a pregare come i bambini. Ecco allora il grande insegnamento che noi oggi vogliamo percepire attraverso la nostra devozione a Maria Santissima. Noi la veneriamo come nostra madre e madre per sempre. Tante volte ho detto che le mamme non dovrebbero morire, dovrebbero vivere per sempre, perché i figli hanno bisogno sempre della mamma. E noi, Dio ci ha dato, Gesù ci ha dato una mamma viva, reale, che non muore mai, è risorta nella gloria del cielo. È nostra madre, quindi, che è sempre a nostra disposizione, al nostro fianco, per incoraggiarci, per sorreggerci, per darci la speranza, per saper affrontare la nostra vita. Ecco, cari cristiani, facciamo allora come Mosè, che dopo l'esperienza di Dio, del rovedere ardente, torna, si impegna che cosa? A liberare il suo popolo dalla schiavitù dell'Egitto. Il compito che Maria Santissima oggi ci affida è questo: ritorneremo alle nostre comunità cristiane, ai nostri paesi, torneremo in mezzo agli altri, però dobbiamo avere nel cuore l'amore di Dio, l'amore verso i nostri fratelli, perché come Maria Santissima ci richiama sempre, non dobbiamo profanare mai il nome di Dio. Dobbiamo essere coerenti con la nostra fede, dobbiamo vivere la nostra realtà cristiana nella vita di ogni giorno. Siamo cristiani per sempre e quindi la nostra fede si esprime non soltanto in dati momenti della nostra esistenza, ma possiamo dire è il tessuto della nostra vita quotidiana, diventa per noi il motivo per cui noi viviamo l'edificazione del regno di Dio. Come diciamo nel Padre nostro, venga il tuo regno, Signore. E noi siamo chiamati a realizzare questo regno di Dio, sia per noi, sia per tanti tanti nostri fratelli che sono in cerca della verità, che sono in cerca della vita, che sono in cerca di una gioia, che soltanto si può conseguire interiormente una gioia che ci viene data da Dio. Ecco, ritorniamo quindi a casa con lo spirito di bambini, che sappiamo veramente affidarci a Maria Santissima, che la sappiamo pregare come un bambino prega se si rivolge a sua madre, che possiamo veramente fidarci e essere contenti nella nostra vita, perché nessuna cosa deve turbare il nostro spirito. E l'augurio che facciamo a noi sacerdoti, l'augurio che facciamo a tutti quanti voi, e quindi l'augurio che le nostre comunità cristiane riscoprano la gioia di vivere fedelmente la propria fede. Siamo figli di Dio, veneriamo Maria Santissima come nostra madre e quindi ci dobbiamo essere onorati di testimoniare, di esprimere sempre la nostra fede. È la nostra preghiera che facciamo al Signore, anche il nostro augurio che ci scambiamo vicendevolmente. Thank you.
in questo luogo santo, dove la Santissima Vergine apparve, preghiamo, fratelli, Dio nostro Padre, che ci ha dato per madre la genitrice del tuo Figlio. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore, per tutti i credenti, affinché, seguendo gli insegnamenti di Maria, con spirito di vera penitenza e preghiera, collaborino generosamente per il rinnovamento del mondo e l'espansione del Regno di Cristo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per quanti esercitano un ministero nella Chiesa, affinché in comunione di fede con Maria ascoltino, amino e annuncino la parola di Dio con fedeltà e zelo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i governanti, affinché promuovano nel mondo la giustizia e la pace e collaborino per una giusta distribuzione dei beni sulla terra, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti coloro che soffrono, affinché in comunione con Maria, consolatrice degli afflitti, incontrino nell'amicizia e nella contemplazione della croce la forza per camminare all'incontro della vita, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per questa assemblea e per le nostre famiglie, affinché per intercessione di Maria coloro che cercano Cristo l'incontrino, i peccatori si convertano e i giovani si entusiasmino per il Vangelo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Restiamo alcuni istanti in silenzio, presentando al Signore le nostre necessità e tutte quelle persone che prima della nostra partenza ci hanno detto: ricordateci nella preghiera. E quindi sia un momento in cui ricordiamo tutte le persone care e coloro che ci hanno affidato delle intenzioni. Dio di bontà infinita, che ascolti le suppliche del tuo popolo, per intercessione di Maria, madre del tuo Figlio e della Chiesa, ascolta la nostra preghiera e rafforza la nostra fede. Per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tuo, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione, quella di vita di Gesù che ha avuto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tuo, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umile e pentito accogliici, Signore, ti sei gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, o Signore, da ogni colpa, purificami da pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Celebrando la festa della Beata Vergine Maria, noi ti offriamo, Signore, questo sacrificio di riconciliazione e di lode. Umilmente ti preghiamo di perdonare nella tua misericordia i nostri peccati e di orientare a te i nostri cuori. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie e bello esaltare il tuo nome, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella memoria della Beata Vergine Maria,
All'annuncio dell'angelo accolse nel cuore immacolato il tuo verbo e meritò di concepirlo nel grembo virginale, diventando madre del suo creatore, segnò gli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo figlio, estese la sua maternità a tutti gli uomini generati dalla morte di Cristo per una vita che non avrà mai fine. Immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli nell'attesa dello Spirito Santo. Assunta nella gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria fino al giorno glorioso del Signore. E non unita agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane, la vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammesso la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo si riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, i Santi Francesco e Giacinta, e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo cantare. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, e dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, e ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, assicuri di ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ad Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati noi invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sei degno di partecipare alla tua mensa, di soltanto una parola e io sarò salvato. Corpo di
Gesù allora, vedendo la madre lì accanto il discepolo che amava, disse alla madre: donna, ecco il tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco la tua madre. Preghiamo. Concedi, oh Signore, il sacramento che abbiamo ricevuto, guidi a noi che veneriamo la Vergine Maria, quale madre del tuo figlio e della Chiesa, alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Ora, a conclusione di questa Eucaristia, Don Mario Angelini, che presiede la Messa, benedice tutti gli oggetti religiosi che avete portato. O Signore, ti preghiamo di benedire questi oggetti religiosi affinché per intercessione della gloriosa Vergine Maria e dei Santi Francesco e Giacinta diventino segno di salvezza per tutti coloro che ne fanno uso. Per Cristo nostro Signore. Amen. E ora noi sacerdoti, a nome vostro, innalziamo alla Vergine Maria di Fatima, che qui è apparsa, una preghiera di consacrazione. Salve, Madre del Signore, Vergine Maria, Regina del Rosario di Fatima, benedetta fra tutte le donne, sei l'immagine della Chiesa rivestita di luce pasquale, sei l'onore del nostro popolo, sei il trionfo sul male, profezia dell'amore misericordioso del Padre, maestra dell'annunzio della buona novella del Figlio, segno del fuoco ardente dello Spirito Santo, insegnaci in questa valle di gioie e di dolori le verità eterne che il Padre rivela ai piccoli. Mostraci la forza del tuo manto protettore, nel tuo cuore immacolato sii il rifugio dei peccatori e la via che conduce a Dio. Uniti ai miei fratelli, nella fede, nella speranza, nell'amore, a te mi affido, unito ai miei fratelli, attraverso di te a Dio mi consacro, o Vergine del Rosario di Fatima. E alla fine, avvolto dalla luce e dalle tue mani, giunge a noi, darò gloria al Signore nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio.